Salve! Visto che non ho mandato la formazione. Salve! Visto che non ho mandato la formazione, mi sono meritato la fustigazione per una serie di motivi, il primo tra i quali la mia dimenticanza, e non l'ho mandata. Ma bando alle ciance, passiamo a questa stupenda, fantastica e meravigliosa giornata di fantacalcio. E partiamo con la Serie A, dove Beverly ha vinto 2-1 contro il Granata, The Hammer ha pareggiato 1-1 contro Dolphins, Tottenham ha perso in Cagliari 0-1 contro Real Eagles, Rimini Bianconera ha perso 0-1 contro l'Atenasta, Rito Unite ha vinto 2-1 contro Juventus Bologna, Atletico Faldone ha perso 0-1 contro Carasuno. La classifica vede l'Atenasta primo 46 punti, Dolphins 43, Tottenham 42 insieme a Rito Unite, Real Eagles 35, Rimini Bianconera 34, Atletico Faldone 31, il Granata 30, Beverly 29, zona retrocessione per Carasuno 28, The Hammer 24, Juventus Bologna 20. Nella prossima partita ci saranno degli scontri bellissimi tra Dolphins e Tottenham e l'Atenasta e Rito Unite. Le prime quattro si scontreranno. Passiamo alla Serie B, dove Toro Mania ha perso in casa 0-1 contro Cuore Inter. Dolphins ha vinto 2-0 contro Scarcenal. Atletico ha vinto 2-1 contro Ras della Fossa. A75 ha perso in casa 1-2 contro Foggia Inter. Asti ha perso in casa 0-1 contro AS Cella. La classifica vede Dolphins, grazie alla vittoria, allungare ancora di più verso Toro Mania con 45 punti. Toro Mania 43, Scarsenal 39, Atletico 36 insieme a Cuore Inter, Ras della Fossa. A75 32, AS Cella 30 insieme a Foggia Inter. Fanalino di coda Asti a 21 punti. Per la Serie C, Torino FC pareggia 1-1 contro Parma. Atletico Sant'Antonio vince 1-0 contro Perdentos. FC Montebello vince 2-1 contro Thunder. Dolphins perde 1-2 contro Phoenix. L'Epignacolada perde 0-2 contro l'Omax Gradara. La classifica vede Phoenix raggiunge al primo posto Thunder con 45 punti. I primi due sono seguiti dall'Omax Gradara, FC Montebello 37, Perdentos e Torino FC 33, Parma 29, Dolphins insieme a Atletico Sant'Antonio 26, ultimo l'Epignacolada. Per la Serie D, Chies Napoli ha vinto fuori casa 2-1 contro il nostro presidente. Boca Junior ha perso in casa 0-1 contro Ciperugia. Diavolo Rossonero ha perso in casa 0-1 contro Atletico. Hellas ha pareggiato 1-1 contro Air Pupone. Nesquirt ha vinto 2-0 contro Terracina. La classifica vede Atletico ogni tanto solo al comando con 55 punti. Air Pupone secondo a 40 punti. Complimenti Atletico, 15 punti di lunghezza sono quasi una garanzia. Diavolo Rossonero segue a 37 punti. A Ciperugia 34 insieme a Kis Napoli. Nesquirt con Hellas Madonna 31. Fanalini di coda Terrassini 27, Bocca 20. Per la Serie Q, Celtic ha perso in casa 0-1 contro il presidente. Real Galacticos ha perso in casa 0-1 contro SC Ciperelli. Modena ha vinto 1-0 contro Real Bari. Universo 7 ha perso 0-1 contro Santa Lucia. Fantalla ha perso 1-2 contro Calypso. Athletic Balboa ha vinto 2-1 contro Real Galluccio. La classifica vede Modena FC raggiungere Fantalla 97 a 46 punti. Terzo Santa Lucia insieme a Calypso e SC Ciperelli a 41, Athletic Balboa 35, Real Galacticos 34, Celtic 28, Real Bari 25, ultimi due posti per Real Galluccio 22, Universo 7 19. In Serie P vede la leggenda del Toro pareggiare 1-1 contro Stella Azzurra, Los Pollos vincere 1-0 contro AC Real, AC Gioiese vincere 2-1 contro Catania, Bocca pareggiare 0-0 contro Scrotone, FC Inter perdere 0-1 contro The Scorpion. La classifica vede Stella Azzurra primo 47 punti, la leggenda del Toro 46, The
The Scorpion 45, seguiti da Los Polos Hermanos 34, Acidogliese 33, Bocca 32 insieme a Catania, Scrotone 26, ultimi due posti per Real Mondello 10, FC Inter 9. Siamo al bellissimo campionato di Gina, dove Fottenham ha perso in casa 0-2 contro Forza Inter, ASCL ha perso 1-2 contro Thunder, Rimini Bianconera ha perso 0-1 contro Torino FC, Hellas ha vinto 1-0 contro Ciperugia, Carasuno ha perso 0-1 contro Dolphins. La classifica vede Thunder sempre più solo al comando a 45 punti, seguito da Forza Inter 37, Rimini Bianconera 36, Ciperugia 33, Cella 28, Fottenham 27, Hellas 26, Torino 24, ultimi posti per Dolphins e Carasuno. Siamo all'emozionante supercampionato dove Boca ha perso 0-1 contro Perdentos, a 75 ha pareggiato 1-1 contro Atletico, Ras della Fossa ha pareggiato 1-1 contro Atletico ogni tanto, la Tenaz ha vinto 2-1 contro Real Eagles, Fottenham ha pareggiato 1-1 contro Torino, Rito United ha pareggiato 2-2 contro Atletico ma non troppo, Santa Lucia ha pareggiato 2-2 contro Dolphins, The Hammer ha perso 1-2 contro Fantana 97, Diavolo Rossonero ha perso 0-2 contro Phoenix, Rimini Bianconera ha pareggiato 0-0 contro Cuore Inter. La classifica vede Fantalla 97 44 punti, Verdentos 36, Atletico ogni tanto 32, Torino FC 28 insieme alla Tenazza, Rimini Bianconera e Phoenix a 27, Santa Lucia, Diavolo Rossonero, Fottenham 26, Dolphins 25, The Hammer a 75 24, Atletico ma non troppo 22, Rito United 20 punti insieme a Ras della Fossa, Cuore Inter, ultimi due posti per Atletico Sant'Antonio 15, Real Eagles 12. Ed ecco gli ottavi della Supercoppa, dove AN 75 ha perso 3-1 contro Torino FC, la Tenazza ha vinto 2-1 contro Atletico Sant'Antonio, Verdentos ha perso 1-2 contro Rito United, Fantalla 97 ha vinto 2-1 contro Real Eagles, Cuore Inter ha perso in casa 0-2 contro Phoenix, Rimini Bianconera ha perso 0-1 contro Santa Lucia, Atletico ha pareggiato 2-2 contro Dolphins, Atletico ogni tanto ha pareggiato 1-1 contro The Hammer. Semifinali di ritorno di Champions, dove Dolphins ha vinto 2-0 contro Atletico Faldone, The Hammer ha pareggiato 1-1 contro la Tenazza. Il 14 maggio, fra un mese, ci sarà la finalissima tra Dolphins contro la Tenazza e finalina tra il terzo e quarto posto tra Atletico Faldone e The Hammer. Ecco il mitico Bomba, dove Forza Inter è prima al comando, seguito da Atletico ogni tanto, Air Pupone, Rimini Bianconera, Chies Napoli, Atletico Sant'Antonio, Modena FC, Cuore Inter, Real Galacticos, Fottenham, Beverly, A75, Perdentos, Hellas, il Granata, ultimo Diavolo Rossonero. E dopo questa carrellata dei risultati, io e la Stella vi auguriamo una buona serata e ci vediamo alla prossima giornata. E mi raccomando, come dice la Stella, iscrivetevi al canale che non è peccato. Ciao raga, buona serata!